Iniziamo. Intanto arriva il primo. Intanto arriva il primo. Certo, certo. Prego le cuffie. Le regole sono facili. Tu senti me, io sento te al microfono. Okay. Quindi non ti sentirai. Però se non parli al microfono, no, non ti sento. Venite pure gli altri. Venite pure voi. Ok, ok. Allora, allora iniziamo dalle cose più facili. Io non so chi siete. Chi siamo? Dimmi chi allora, siete. Allora, noi siamo gli Stoneguard. Ok. Siamo una band che punta ad essere post grunge, comunque rock alternativo. E venite qua a rompere il cazzo. Vai, bastardi, venite bastardi, qua. Bastardi, guarda, appena volta che ci fanno un'intervista. Qua stasera al massimo gli fanno un'intervista al Conad. Stasera smarmelliamo tutto, quindi venite bravo, qua. Bravo. Potete sera. Anche mandarmi a fare in culo. Sera, buonasera a tutti. Buonasera, salve, salve. Allora, quindi, siccome io non ho, siccome non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, gli Stoneguard. Stoneguard, perfetto. Domanda più stupida, perché sì. Il nome? Questa è una storia lunga, questa ci abbiamo tempo, praticamente tagliamo. Ok. Praticamente il nome l'ha scelto il nostro ex 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 bassista. Noi abbiamo cambiato 4 tre bassisti. Ok, tre bassisti, ok. Uno dei tre, sì, al primo, scelse il nome Stoneguard per qualche arcano motivo, tipo per il fatto che se facevi una ricerca su internet, okay, uscivamo per forza noi. Mentre non è vero. Oh per, no. Perché ci sono delle ditte che fanno qualcosa, non mi ricordo cosa, che si chiamano Stoneguard. Questo potrebbe essere un dramma. Sì. Però il fatto è che ormai abbiamo fatto la pagina e tutto quanto, quindi voglia di cambiare il nome. Ormai non c'è, esatto, ormai era non fatta. Si, non si torna indietro. Ormai. O aprite una ditta o sì, ditta di edilizia, non so che oppure era. Continuate così a suonare. Se facevi più pavimento. Bello. Beh, il pavimento serve sempre. Sì. È una cosa che serve. Quindi siete in quattro? Noi sì, attualmente siamo in quattro, okay, però puntiamo ad avere un terzo chitarrista. Tre chitarre? Sì, così almeno faccio un cazzo. Mi piace quello che provo a fare io nella vita. Mi piace. Bravo. Quindi attualmente in quattro, sì, vi formate quando? Un annetto fa. Ah, quindi tutti freschi, cioè pure le persone con cui abbiamo parlato ieri, chi un anno, chi massimo sì, due anni, tutti freschi, sì, bello, bello. Con lui sono da più tempo, col batterista, okay, Federico. Ciao a tutti. Federico, ciao a tutti. Federico. Cioè sembra tipo alcolisti anonici, ciao a tutti, sono Federico, sì, sono Federico. Due settimane che non bevo, tutti fanno l'applauso, bello, mi piace, molto bello. E niente, sì, è un fondamentalmente con questa formazione un annetto, sì. Un annetto, quindi. E voi, classica domanda stupida che fanno tutti, ma io amo cadere nel banale, nello stupido. Perché avete iniziato a suonare? I gruppi o il gruppo o l'artista che vi ha detto che voglio fare questo nella vita? Io ho iniziato a suonare perché la prima volta che ho visto Steph Burns in TV sono innamorato perso. Okay. Cioè, avevo 12 anni, ho detto a mia mamma, gli ho detto... Ho detto, mamma, voglio diventare uguale a quello. Mia mamma, okay, ha detto, te sei matto. Ce l'hai fatta a distanza di anni? Mai a questo è da valutare, lo valutano gli altri. Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta, quindi vai dritto, vai dritto. Perfetto, gli altri? Ma io fondamentalmente, perché a me piace comunque la musica in generale, sin da piccolo mio padre comunque mi ha inculcato la musica, sono più sul classic rock, anni okay, 70-80. Ho comunque avuto anche gruppi metal, diciamo che spazio molto, non mi fossilizzo sul classico genere, ma sono molto di aperte vedute. Quindi per me ogni cosa che suona mi rilascia e mi trasmette qualcosa. Bello, mi piace come cosa, che perché conosco gente che ed dice no, che solo il punk, solo il metal, va, no, ascolta più che altro tutto, perché bello, la musica riesce a farmi anche sfogare nei momenti magari... brutti della vita, comunque quando stai scazzato e roba varia, è una valvola di sfogo in più. Io questo... ogni giorno l'ascolto per questo motivo, una vita di merda. Questo sicuramente. Quindi torniamo, ok? Chi tocca dice allora. Tu suoni? Il basso, batterista? Sono batterista. Ok, ti volevo chiedere una cosa, che... perché io sono un batterista fallito, dopo torniamo da te. Batterista preferito? Vale, il batterista preferito è Ian Pace. Va bene. Vabbè, lo accetto. Io sono sul classic rock, lo accetto, anche se no, comunque sia ne ho diversi, cioè nel senso non è che mi fossilizzo solo lui. Per me sono tutti grandi artisti, da Bonham a Bill Ward di Black Sabbath al batterista degli Slayer, cioè per me ogni quale batterista che riesce a trasmettermi qualcosa, okay, mi dà la carica per suonare. Cioè, non è detto il nome più importante, il batterista più importante di tutti, ma va bene.
Cioè? Lo accetto, no, non lo sa, Genesis, Travis, però va bene, dai, lo accetto. No, vabbè, io... Perché non è il mio genere fondamentalmente. No, sì, però sì, Travis Barker lo dico... comunque è un grande batterista. Io lo dico apposta perché... Non gli si può dire niente. Sono innamorato perso di quello. Sì, indubbiamente è un ottimo batterista. Quindi tutti quelli che suonano gli faccio... Sotto l'aspetto punk è un grandissimo batterista. Ti ripeto, io non ne ho uno preferito. Per me ci sono le varie icone di ogni band, sì, 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 di ogni genere. Assolutamente. Quindi tutti trasmettono qualcosa. Assolutamente, sì, era giusto per la battuta di non ti piace, certo. Travis fuori. Torniamo a te. Ok. Gruppo preferito e perché hai iniziato a suonare? E qual, allora, è quel gruppo artista che ha detto io voglio fare quello nella vita? Scusa, l'ultima domanda? Qual è quell'artista o gruppo che ti ha detto io voglio fare questo nella vita? Cioè, l'hai visto, l'hai sentito e hai detto ok, io voglio fare quello. Ok, allora, partiamo dal gruppo preferito. Ce ne sono vari, posso dire. Però, allora, tra i preferiti... Scusate. Tra i preferiti ci sono i Tool. Ok. Tra l'altro ho visto il Firenze Rocks quest'anno. Perché ho iniziato a suonare, diciamo, ho iniziato ad ascoltare vari gruppi. Forse partendo da gruppi come Green Day, diciamo più sulla sfera pop punk o punk rock. E poi sono andato a finire a roba più tipo Deftones, Korn, sul new metal, quindi okay. Diciamo varie influenze. Io ho iniziato come strumento di più dalla chitarra, poi ho sperimentato diciamo con vari progetti, però quello con cui mi sto trovando di più al momento è il basso. Ok, quindi poi, diciamo vario. Hai trovato la tua dimensione col basso? Sì, sì, esattamente. Si è ritrovato. Poi sì, per fatti miei faccio anche robe con la chitarra, ma okay, però ci sta. Diciamo mi trovo bene in questa dimensione, quindi mi lamento assolutamente. Bene, io ripeto come ho detto prima, facciamo finta che io non vi conosco, non so chi siete. I pezzi che avete fatto questa sera, perché si sono esibiti poco fa, sono inediti, cover, avete degli inediti? Sono tutti inediti. Tutti inediti. Abbiamo tutti inediti, okay. Lascio la parola a Piero. Ciao. Sembra un aviatore, sembra. Sono tutti inediti. Tutti sì. Inediti, ok. Spiegaci quanti pezzi avete, dove possiamo ascoltarvi. E il tuo pezzo preferito, vostro. Allora, io fondamentalmente, essendo... avendo dei gusti molto grunge. Ok. Oddio, il mio pezzo preferito ne so tanti perché sono tutti figli miei, quindi quello è il problema, per quello te l'ho detto, il tuo sì, pezzo sì, preferito. Perché poi uno si incazza, gli altri si incazzano, per quello te lo dico. Però voglio farvi litigare da un anno, ancora no, troppo vabbè, presto. Allora, un pezzo che fondamentalmente è strano che mi trasmetta qualcosa, perché essendo mio c'è un pezzo tu scrivi? Sì. Scrivi tutto tu? Sì. Ok. Si intitola Livid All. Okay. Quella sì, mi trasmette pure abbastanza emozioni quando la faccio, quindi è strano. Ti piace proprio suonarla? Sì. E parla, giusto due accennare di che parla, giusto per capire le emozioni che ti dà. Molto genericamente. Sì, sì, genericamente ovviamente. Sì, gli ostacoli della vita e il modo in cui ogni singolo individuo affronta lo stesso problema in modo sì. diverso. Ok. E come risolvi i problemi che ti si sì. che trovi davanti. Sì. Ok, bello. Quindi questa è la tua preferita. Sì, questo tutti sì. inediti? Sì, sono tutti inediti. Sì. E dove possiamo sentirli? Attualmente da nessuna parte, se non sul nostro profilo Instagram, okay. Official Stongard. Ok, di bravo, è importante dirlo, così la gente sa dove trovarvi. Sì. Però a settembre entreremo in studio, quindi registreremo il primo album di debutto e metteremo tutto sui vari store. Quindi a settembre ricordiamo il primo album sì. che faranno, composto da quanti pezzi? 10. 10 pezzi, un album classico. Un album 10 pezzi, sì. ci sta bello, stare. Bello. Ce ne abbiamo tante di canzoni, però non le spoileremo tutti, quindi ce le teniamo per eventuali. Ci abbiamo 4-5 album. La Madonna, in un anno 4-5 album, cioè ditemi. Ma io faccio una canzone ogni 2-3 giorni, quindi. Dimmi che è il tuo spacciatore, ti prego, cioè per favore aiutami, cioè una canzone ogni 2-3 giorni è... È impegnativa, no. Come semplice, fa a semplicemente... Scusa. Non ci siamo, infatti ogni tanto non ci siamo. Non ho uno spacciatore, ma ho semplicemente una vita molto complicata, quindi. Ok, cioè, bene o male? Un bene è un bene. Artisticamente è un bene. Ma nella vita no. Quindi voi lo fermate perché dice oh. Sì, sì, va. Vabbè. L'ho fermato perché alla fine era una roba, cioè gli ho detto Pier, fermati un attimo, pensiamo a fare le serate prima. Poi a settembre ci mettiamo, facciamo l'album, poi facciamo canzoni nuove.
Perché se no è la fine. Anche perché negli ultimi due giorni ho fatto 5 pezzi nuovi che loro non sanno, quindi. Ragazzi, cioè qua sono cazzi vostri, eh. È un problema. Io alla prima prova qualche mese fa non sapevo un pezzo, ma ha dato lui i foglietti con gli accordi. Bello, bello. E diciamo, mi sono cimentato a fare tutto sulle demo in casa. E poi ho trovato, appunto, come dicevo prima, la mia dimensione. Ci ho aggiunto, diciamo, il mio tocco. Ah, quindi quel bravo. Lui si è ritrovato in mezzo alla battaglia, perché c'avevamo una serata dopo una settimana. Non c'avevamo il bassista, siamo rimasti a piedi e lui si è dovuto sorbire 25 canzoni tutte di botto. Cioè tu in una settimana hai fatto 25 pezzi? Beh, 20, sì, 20. Una settimana e mezza più o meno, sì. Beh, ti sei circondato di gente comunque che c'ha le palle. Quindi è una buona base di partenza. Beh ragazzi, se avete qualcos'altro da dire, avete tutta la libertà, potete dire quello che volete. Se no, ci vediamo nel resto della serata, che continuiamo e romperemo allora, il cazzo a tutti. Così, allora, lui rimane a parlare perché io non ho ancora la roba da smontare, dunque io quindi scappo. Tu smonti? Io smonto. Te l'ho detto, ma non mi hai risposto. No, deve essere preso lui il microfono. Ah, male, malissimo. Allora colpa del batterista. È il motivo per cui ho iniziato a cantare. Che pure. Non l'hai detto. Quindi la colpa è sua, fuori dal gruppo. Io ho iniziato a far musica con la speranza di non dover lavorare un giorno. Quello che facciamo tutti. E invece mi tocca lavorare e fare musica. Quindi è un dramma. Quindi sì. Artisti di riferimento ti posso dire nell'ambito grunge, Nirvana, Stoner. Nirvana, Stoner mi piace. Soundgarden e Alice in Chains. Ok, comunque è bella situazione musicalmente parlando. Qui tu hai iniziato anche a cantare grazie a loro. Cioè hai detto prima ho iniziato a cantare, a suonare a 10 anni. Prima suonavo, cioè ascoltavo punk rock, ero patito di Offspring. Ok. Poi ho iniziato a sentire un po' di punk rock, Green Day, queste cose qua, Pennywise. Poi ho scoperto il grunge e sono entrato in un loop infinito. Tipo il girone dell'inferno. Sì. Quello sì. Vabbè, quindi c'hai una bella base se sogni da quando c'hai 10 anni. Vabbè, 10 anni comunque iniziavo a fare. Cioè, non ho mai fatto cover, sempre inediti, quindi ho iniziato a 10 anni a fare inediti, quindi sì. È culo. Posso farmi una domanda? Ma scusa, ma Pennywise non è hit? È anche un gruppo, una band. Certi li definiscono anche gruppi di pagliacci. Lo so. Uno dei gruppi della scorsa serata ha aperto il concerto dei Pennywise. Tu devi stare zitto, bastardo, fuori. Via! Identificati, non ti vedi. Disperdetevi. Cosa fai? Fuori! Intruso! Vabbè ragazzi, quindi abbiamo un album che iniziate a registrare a settembre. Sì. Altre date? Altre date, la prossima data è il 4 agosto a Roseto. A Roseto, quindi chi vuole venirvi a sentire vi troverà il 4 agosto a Roseto. E a settembre inizieranno le registrazioni del disco. Sì, che uscirà, si spera, per inizio anno. Quindi anno 2025 il disco. Ci avete già un nome? Between Masters and Fate. Non lo saprò dire, non ho capito un cazzo, quindi... Segnatevi sta cosa, che anno nuovo uscirà il nuovo disco. Che nel 2025, sì. 2025. Quindi grazie mille ragazzi. Grazie a voi. È stato bello conoscervi. Buona serata a voi. Buona serata anche a voi ragazzi. Ciao ragazzi.